Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video story time. Volevo raccontarvi un pochino cosa è successo al mio canale da quando sono entrate in vigore le nuove norme per la monetizzazione di YouTube. Tutti sapete, immagino, che sono cambiate le regole, che adesso per avere la monetizzazione sono necessari 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione nei 12 mesi. E sapete che chi non aveva questi requisiti dal 20 febbraio del 2018, quindi di quest'anno, si è visto togliere la monetizzazione. Io sono stata una di quelle persone perché comunque avevo la monetizzazione attiva fino al 20 di febbraio e poi mi è stata tolta. In realtà il mio caso è stato un po' particolare perché a me la monetizzazione è stata tolta per una manciata di ore. Quindi io mi sono ritrovata il 20 febbraio con 3.094 ore o qualcosa del genere, quindi mi mancavano veramente pochissime ore per arrivare a 4.000, ma il 20 febbraio comunque ero sotto le 4.000 e mi è stata tolta. Io, nonostante questo, non ho assolutamente perso l'entusiasmo perché ho continuato a caricare video sul canale, ho continuato a portare i miei contenuti, l'ho fatto con entusiasmo e l'ho fatto veramente con piacere perché il motivo per il quale io sono su YouTube non è certo la monetizzazione. Io non sono qui perché voglio guadagnare dei soldi, ma io sono qui semplicemente perché mi piace condividere con voi determinati contenuti, mi piace fare video, mi piace portare sul canale le mie passioni, mi piace molto YouTube perché comunque qui ho anche conosciuto delle persone interessanti, ho avuto la possibilità di iscrivermi a dei gruppi Facebook veramente belli con delle persone veramente che mi piacciono molto e quindi diciamo che YouTube per me è tutt'altro che monetizzazione. Però ovviamente, perché devo anche essere sincera, considerando che dietro a un video ci sono delle ore di lavoro e se queste ore di lavoro vengono in qualche modo un pochino riconosciute, un pochino monetizzate, ovviamente è una cosa che mi fa piacere e fa piacere a tutti, anche se non è il motivo principale. Però quello che è successo è che, come vi dicevo, io avevo queste 3.094 ore o qualcosa del genere il 20 di febbraio. Pochi giorni dopo ho raggiunto le 4.000 ore di visualizzazione, perché comunque su un canale attivo, perché il mio comunque è un canale attivo, perché io pubblico tanti video, quindi rimane sempre attivo, non è difficile fare 4-5 ore di visualizzazione, quindi in pochissimo tempo ho raggiunto queste 4.000 ore. Solo che ormai il 20 febbraio era passato e il canale era finito fuori dalla monetizzazione. Quando diciamo ha raggiunto i requisiti è andato in revisione automatica, quindi praticamente senza che io ne facessi richiesta, il canale è andato in revisione e mi è stato comunicato che entro una settimana mi sarebbe stata riattivata la monetizzazione. In realtà non è stato così, perché questo è successo alla fine di febbraio. Adesso siamo a giugno e io solo oggi ho finalmente ricevuto il messaggio in cui mi veniva comunicato che la mia monetizzazione era stata riattivata, ma sono passati veramente mesi perché da febbraio siamo arrivati a giugno. Questo perché il canale è stato fermo in revisione per tutti questi mesi. Prima mi avevano detto fine aprile, poi mi hanno detto fine giugno e finalmente ce l'abbiamo fatta e sono ritornata all'interno del sistema monetizzazione. Io faccio questo video più che altro per condividere questa cosa che è capitata, però in realtà quello che voglio dirvi è che io sono su YouTube per motivi completamente diversi. Perché quando ho aperto il canale ne uscivo da un momento veramente difficilissimo. Diciamo che nella mia vita erano successe un po' di cose che mi avevano fatto stare parecchio male. Ora io non entro nei dettagli, però vi posso dire che ci sono stati dei lutti, ci sono state delle cose un po' particolari che riguardano sempre ospedali, interventi chirurgici, non miei, non su di me, però comunque interventi chirurgici di persone a me molto vicine, preoccupazioni. Io ho avuto una serie di problemi con il lavoro che svolgevo prima, sono stata male, veramente molto male, quindi insomma, diciamo che era un momento molto molto difficile.
Io avevo perso completamente il sorriso. Io, che sono sempre stata una persona comunque abbastanza solare, sorridente, avevo proprio perso il sorriso. E un giorno, capitando su YouTube per caso, cioè per caso nel senso che io ero una persona che guardava ogni tanto qualche video su YouTube, ma non ero proprio una fanatica di YouTube, quindi ci capitavo qualche volta. Quel giorno sono capitata su un canale e ho cominciato a seguire una ragazza che parlava di libri, faceva delle recensioni dei libri che leggeva. E io onestamente sono rimasta molto colpita da questo canale e diciamo che questo mi ha fatto un po' venire l'idea di fare la stessa cosa. Ho pensato, ma effettivamente anch'io ho letto molti libri nella mia vita, mi piacerebbe dire alle persone che cosa ne penso dei libri che ho letto e quindi potrei effettivamente anch'io fare dei video di questo genere. Ci ho pensato, però poi la cosa in realtà è rimasta un po' ferma lì. Poi passano i mesi, passa il tempo e mi è venuto in mente che quello che davvero io potevo portare sul canale era un corso sull'interpretazione dei tarocchi di Marsiglia, perché quella era una cosa comunque che mi appassionava molto, che comunque conosco da tanto tempo e quindi ho pensato che poteva essere utile e di interesse magari portare un video di questo tipo. E quindi quando ho aperto il canale pensavo che avrei parlato principalmente di tarocchi e infatti il nome del mio canale è L'Angolo degli Arcani proprio per questo motivo. Solo che poi avere un canale YouTube in qualche modo mi piaceva, ho pensato che mi sarebbe piaciuto portare anche dei contenuti diversi e quindi ho ampliato tantissimo la gamma dei contenuti, perché se andate a vedere le playlist del mio canale vi accorgerete che i contenuti che porto sono veramente vari e di generi diversi, quindi diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti. E quindi insomma ho cominciato a fare video, a caricarli, ho visto che la cosa mi piaceva, mi appassionava, ho conosciuto anche delle persone interessanti su YouTube, quindi insomma la cosa mi piaceva sempre di più e finalmente mi è tornato il sorriso, perché io devo dire che quando ho aperto il canale stavo abbastanza male e man mano che andavo avanti con il canale, con i video, cominciavo a sentirmi meglio, quindi in un certo senso mi ha veramente ridato il sorriso. Quindi il canale YouTube è una cosa che principalmente io tengo in piedi per me stessa e quindi non per i soldi o per monetizzare. Ovviamente, come dicevo prima, se monetizzo mi fa piacere, ma non è per quello comunque che ho il canale. E quindi, insomma, diciamo che mi ha proprio salvata, mi ha veramente fatto sorridere di nuovo, mi ha ridato l'entusiasmo di fare le cose, è andato a coinvolgere poi anche altri aspetti della mia vita, perché siccome io mi sentivo meglio, ero più entusiasta, più contenta, ovviamente anche nelle altre sfere della mia vita ho portato questa positività e ho cominciato a stare meglio anche in altri settori. Quindi, diciamo che il canale, nel mio caso, è stato un po' terapeutico, diciamo così. Quindi, insomma, questa è la storia più o meno del mio canale, del motivo per cui l'ho aperto. E ho pensato di fare oggi questo video perché oggi comunque mi hanno riattivato la monetizzazione, quindi diciamo che è un punto di passaggio e ho pensato che poteva essere il momento giusto per raccontarvi un pochino a grandi linee come mai ho aperto il canale e che cosa avevo in mente quando l'ho aperto. Però ragazzi, io mi fermo qua perché altrimenti poi parlo tantissimo, il video viene lunghissimo e alla fine del video non c'è più nessuno che lo guarda. Però prima di chiudere davvero volevo ringraziarvi ancora una volta perché la parte più importante del mio canale siete voi che mi seguite, che siete iscritti, che commentate, che continuate comunque a sostenermi e quindi davvero grazie a voi perché senza di voi il canale non avrebbe nessun senso. Quindi io vi mando un bacio enorme, questa volta ve lo mando veramente gigantesco, ancora più enorme del solito. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.